Benvenuti, loro sono LA Consort, Levi Elghisi al basso, Simone Vigile al pianoforte, Michele Zuccarelli alla batteria, il trio che ci accompagna nelle sonorità di questa avventura della web serie Sballad di Jazz on the Road. Siamo sempre al Teatro del Master per il secondo episodio e oggi abbiamo un ospite d'eccezione. Di lui si sono dette tantissime cose, soprattutto molto belle, per la sua unicità, per il suo fraseggio, per la sua capacità di essere diverso musicalmente da altri musicisti, altri jazzisti. E che dire, se ne è detto talmente tanto di lui che farei anche fatica a avere un'intervista così, ma sono molto felice di avere un amico ospite della nostra secondo episodio e io non posso far altro che un grande applauso per chiedere a Rosario Giuliani di venire insieme a noi. Ciao Rosario. Ciao Fede. Welcome. Ben trovato. Eccoci. Comodo? Sì, anche troppo secondo me. Anche troppo? Sì. Si lasciano... No, però ci stanno, sono comode. È già la seconda volta che mi siedo, quindi sono comodissime. Bene, benvenuto Rosario. Grazie. Grazie a Rosario, grazie della sua amicizia, perché insomma... Adesso siamo in veste ufficiale, a volte siamo a cena, ma le chiacchiere di jazz sempre ci contraddistinguono, giusto? Assolutamente sì, insomma, innanzitutto per me è un piacere, un onore stare qui con voi, essere diventato amico di questa associazione meravigliosa, appunto, e avervi incontrato, e sono veramente contento. Grazie. Sai, dovevamo organizzare questa intervista, si è detto talmente tante cose che erano così incapaci di dire da dove inizio, cioè, Rosario cosa chiedo, gli inizi sembrava scontato, però alla fine c'è un anno nella tua carriera di jazzista che è il 2000, confermi con Dreyfus Jazz e da lì ti si apre veramente il mondo fino ad oggi. Quello è stato veramente un anno incredibile per me, che mi ha cambiato la vita proprio sotto l'aspetto internazionale, quindi mi ha fatto diventare un musicista internazionale. Fino a quel momento avevo comunque suonato, ma era comunque chiuso all'interno dell'Italia, non era successo assolutamente niente, a parte un episodio che mi aveva portato appunto a fare un paio di cose all'estero, perché avevo vinto questo premio a Bruxelles, certo. Nel 1997 e quindi quel premio mi portò a fare appunto alcune tournée appunto in Belgio, perché il concorso venne fatto in Belgio e uno dei premi di quel concorso era anche aprire il concerto di George Fame, che era un cantante americano, al Festival di Bilbao, in uno palco che per me era impensabile pensare fino a quel momento, davanti a 2500 persone a Bilbao, pensando di arrivare lì e la gente si aspettava appunto una donna, perché il Rosario in Sud America certo, quindi io ero adesso c'ho i capelli corti, però a quel tempo li avevi un po' più lunghi, no, ancora più corti. Ma sì, eri quasi rasato nelle copertine dei dischi, c'era questa ero proprio praticamente, perché era un giorno suonavo a Marziac, faceva un caldo incredibile, allora mi ero appunto rasato così con la macchinetta, quindi arrivavo sul palco, li hai sconvolti? No, sono arrivato sul palco vestito di nero, tutto rasato. Quando sono arrivato davanti a 2500 persone, ho sentito un urlo proprio da una persona che hanno fatto wow! E io pensando che mi sono sentito un po' figo in realtà. Yes, è stato bello. È stato bello, sì. No, poi dopo il concerto mi hanno detto che si aspettavano appunto una donna. E quindi insomma... Questo è stato appunto un po' l'anno importante, appunto il 2000. Sì. Che ho incontrato questo personaggio assurdo. Io sono sempre stato un po' un ragazzo intraprendente, non mi sono mai accontentato di quello che avevo e penso che l'intraprendenza sia un punto fondamentale della vita di ogni persona e nella musica secondo me ancor di più. Ed è una delle cose tra l'altro che cerco di insegnare ai miei studenti, e non soffermarsi alla superficie ma andare oltre. E quindi ho cominciato a
contattare da solo tutti i discografici del mondo, ma andando anche, non so, alla Blue Note, mandando email, fax, lettere, a chiunque potessi mandarlo. Come si faceva una volta con la cassetta, si mandava le cassette ovunque. No, mandavo proprio il curriculum dicendo io sono questo, ho fatto questo, questo e questo, e si sono incrociate due cose incredibili in quel momento, perché io nel 96 ho vinto il premio Massimo Urbani e ho fatto il mio primo disco di esordio. In quella edizione lì ci fu, all'interno dei ragazzi che hanno partecipato a quel concorso, Nicoletta Manzina, se non sbaglio, che era la donna di Steve Grossman. Ah sì, certo. Steve Grossman stava molto in Italia in quel periodo, Bologna, sì, però lui spesso. Era sotto contratto della Dreyfus Jazz. E quindi io gli mandai, ma non pensando alla Dreyfus Jazz, quell'anno lì, mandai un disco a Steve, perché mi faceva piacere farglielo avere, ascoltare, attraverso Nicoletta. Quell'anno lì, nel 2000, io cominciai a mandare praticamente email a chiunque, e Francis in quel periodo lì stava cercando un altista da mettere sotto contratto, e ti posso assicurare che aveva incontrato molti altisti anche rinomati, insomma, tra cui Antonio Hart, Kenny Garrett, insomma, l'aveva incontrati per mettere sotto contratto. E si sono incrociate le due cose, perché Francis cercava appunto un altista, io gli ho mandato il curriculum, lui ha chiesto a Steve Grossman se secondo lui c'era qualcuno che potesse mettere sotto contratto. Gli ha fatto il tuo nome. Ha fatto il mio nome, lui ha detto è impossibile, e mi ha chiamato a casa personalmente, Francis Dreyfus. Io ero a studiare lì, non ho avuto il coraggio di rispondere al telefono, perché era al telefono quello con la segreteria telefonica. Sentivo questo personaggio che parlava, diceva sono Francis Dreyfus, ho bisogno di parlarti. E cioè tu non hai risposto al telefono, però lo sentivi in segreteria? Sì, e stavo morendo, perché ho detto forse è uno scherzo. Ho pensato che forse era uno scherzo, allora ho riascoltato la registrazione 2-3 volte, 4-5 volte. Allora poi ho chiamato un mio amico che... Ti parlava in francese? In inglese? No, in inglese. Inglese? Che conosceva bene l'inglese, si è spacciato per mio manager, questo mio amico, ha telefonato a Parigi, diceva sono il manager di Rosario Giulia, ma in realtà non era. E quindi ha chiamato lui, ha detto ho bisogno di avere un po' di materiale per ascoltarlo, e ho aspettato un mese esatto finché poi mi hanno chiamato e mi hanno convocato a Parigi, e sono arrivato a Parigi con l'aereo, c'era un macchinone che mi aspettava all'aeroporto, sono arrivato a Champs-Élysées, l'Arco del Trionfo, dove c'erano l'ufficio della Dreyfus Jazz, sono arrivato, avvocati, segretari, c'era l'ira di Dio, la bottiglia di champagne, c'era un mondo cosa che per me è sconosciuto fino a quel momento. E quindi quell'anno lì ho firmato appunto il contratto per la Dreyfus Jazz, che mi ha portato a fare 6 dischi con loro, fino appunto alla sua scomparsa, che poi alla fine la moglie e la sua famiglia ha venduto l'etichetta alla B&G. Hai dedicato anche, mi sembra, un brano alla sua scomparsa. Due brani. Sì. Uno si chiama Thinking of You e l'altro Monsieur FT. Sì. Vedi, quando noi facciamo queste chiacchiere, parliamo di jazz, ma in realtà parliamo della vita. Parliamo della vita, parliamo della passione, di tutto ciò che ci coinvolge, sensi, ricerca, sperimentazione, ma anche, come hai detto tu, una tenacia nell'affrontare le cose. E c'è anche in questi anni in cui ti ho conosciuto al di là la tua capacità, che non devo dirla io, ma è evidente, un grande equilibrio tra l'essere musicista, bravo musicista, permettimi se, e anche un bravo insegnante. Tu insegni dal 2013 alla LUIS a Roma, e insegni da quest'anno anche al Conservatorio di Brescia, e quindi noi ne siamo molto contenti. Non solo noi, spero che siamo contenti gli allievi di avere te come insegnante. E cos'è che, insomma, per te insegnare cosa vuol dire? Riesci a trasmettere, riesci a portare ciò che sei anche nella vita, non solo tecnicamente, nel jazz, ai tuoi allievi? Mi aggancio a quello che hai detto riguardo la nostra chiacchierata, no? Hai parlato appunto di musica, ma hai parlato anche di vita vissuta. Certo. E noi veniamo, almeno il musicista viene ispirato non dalla musica stessa, ma bensì dalla vita vissuta. Cioè uno scrive la musica per un luogo dove sei stato, per un amore perduto, un amore trovato, un momento di grande tristezza, un momento di grande allegria, di bellezza. Cioè, ci sono tante cose che si trasformano in musica e si trasformano attraverso le nostre emozioni. C'è una frase che ho imparato, che secondo me è una delle frasi più poetiche che io abbia mai imparato, solo che quando sei bambino non hai la percezione di cosa può significare una frase del genere e quanta profondità può avere una frase del genere. E
mi hanno insegnato quando ero bambino, a 11 anni, che cos'era la musica. E loro, sotto forma di filastrocca, ti dicevano: la musica è l'arte dei suoni per mezzo dei quali si esprimono i diversi sentimenti dell'animo. In quel momento tu la impari come una filastrocca, quindi ogni qualvolta loro dicono: mi raccomando, quando ti chiedono che cos'è la musica, tu devi rispondere, devi dire questo. E io spesso mi trovavo davanti a questa domanda e tu rispondevi dicendo: ma perché tutto potrei questo? Fartela adesso, cos'è la musica? La musica è l'arte dei suoni per mezzo dei quali si esprimono i diversi sentimenti dell'animo, ma una profondità, certo, incredibile, cioè ancora mi emoziona adesso pensare a quanta profondità può avere. Cioè, la musica è l'arte innanzitutto, è un'arte dei suoni, quindi attraverso, insieme a tante altre arti, voglio dire, possiamo parlare della puntata precedente, no? Riguardo a Roberto Cifarelli, quella è l'arte dell'immagine. Sì, è stato il nostro ospite, l'arte dell'immagine, e poi, dietro quell'immagine c'è anche tanto jazz, tanta vita, racconta, tanta passione. No, ma poi si racconta, c'è una firma, è come il suono per un musicista, si firma con un... Sì. Quindi tutto ciò che viene messo sotto forma di arte poi si trasforma in arte della musica in questo caso. La musica è l'arte dei suoni. Attraverso quella, per mezzo dei quali si esprimono i diversi sentimenti dell'animo, cioè ognuno suona in maniera diversa perché ha un animo diverso e l'animo cambia, può essere diverso, più profondo, i periodi cambiano della vita. Quindi attraverso questa cosa qua io mi vivo la musica e di conseguenza mi vivo anche i momenti di insegnamento, cioè quello che bisogna trasmettere a questi ragazzi e soprattutto da parte mia, capendo la responsabilità che ho, devo dare un messaggio importante a loro, facendo capire che nulla è dovuto e soprattutto nulla si trova così per caso. Nel senso che attraverso il sacrificio, attraverso l'impegno, però anche attraverso la passione e il rispetto, quindi di conseguenza questo tipo di approccio non si ha solo dalla musica, perché sei un musicista, si ha nella vita e di conseguenza nella musica. Quindi tutto si lega. Quindi per me è fondamentale trasmettere questo. Questo è proprio essere insegnanti. Guarda, abbiamo tra il pubblico anche un altro insegnante, un altro jazzista, musicista, sassofonista e insegnante, perché anche lui ha questa scuola, insegna in una scuola media musicale dove ha trasformato questo ambiente in una scuola di jazz. Ed è Carmelo Coglitore, che è qua con noi, che ringraziamo. Ciao. Buongiorno. Ciao. Che ti farà la nostra domanda del pubblico. Sai che ogni trasmissione, ogni puntata abbiamo la domanda di un pubblico e lasciamo allora questo spazio. Prego Carmelo, grazie. Più che una domanda è una, come si dice, una condivisione. È improvvisare nel jazz è come fare un viaggio sempre diverso e quindi come incontrare sempre nuove strade. L'improvvisazione è un po' come la composizione, però in maniera molto più veloce, in tempo reale, no? E quindi diventa sempre più, evolvendosi questo linguaggio, sempre più una composizione. Molto. Però è anche vero che nel jazz c'è un altro aspetto importante che distingue un concerto, un evento da un altro, che è l'aspetto della sorpresa. Ecco, che cos'è per te la sorpresa nel jazz, nell'improvvisazione? Grazie. Grazie, è una bellissima domanda, devo molto dire. Bella. È anche difficile rispondere in essere, insomma, sintetico, perché insomma rappresenta tante sfumature importanti che posso dire, però voglio raccoglierla in un unico obiettivo, che è quella dell'imprevedibilità. Per me l'improvvisazione deve essere imprevedibile. La bellezza della musica, rispetto a tanti altri lavori che sono un po' monotoni e hanno insomma una linea che è sempre la stessa, hanno sempre lo stesso percorso, per un jazzista, un vero improvvisatore, perché poi bisogna anche fare i conti con questo tipo di direzione. Ci sono i veri improvvisatori e ci sono quelli che preparano l'improvvisazione. L'improvvisazione non può essere preparata, altrimenti finisce di essere un'improvvisazione e quindi perde di quella imprevedibilità e soprattutto perde di quella diversità che può avere giorno dopo giorno. Io non posso immaginare di suonare tutti i giorni della mia vita e improvvisare allo stesso momento, sarebbe una noia mortale, sarebbe un qualcosa che ammazzerebbe la musica. Quindi
seguo un po' quello che poi mi ha insegnato Charlie Parker, no? Che diceva sempre: impara tutto quello che puoi, ma quando sali sul palco dimenticalo. E il senso è esattamente questo, quello che cerco di fare, cioè cerco di avere una grande sacrificio nello studio, prepararla questa improvvisazione, però quando poi salgo sul palco, ogni palco ha un odore, ha un suono, ha una storia, e quindi questo tipo di dimensione va rispettata. Quindi di conseguenza per me salire su questo palco non è uguale che salire su un altro palco dove ero a suonare ieri sera o il giorno prima. Sono anche suonando con lo stesso gruppo, questo non deve assolutamente accadere, perché altrimenti finisce la magia della musica, soprattutto finisce la magia di questo lavoro, che è uno dei lavori più belli al mondo. Io mi sento fortunato di avere avuto il talento di poter fare questo tipo di lavoro, e ho aiutato il mio talento, perché il talento ti aiuta fino a un certo punto, ho aiutato il mio talento a un certo punto a seguirmi. Lui mi ha aiutato ad arrivare a un punto, poi sono stato io a tirare un po' la fune, e adesso viaggiamo insieme di pari passo, ma nessuno dei due deve mollare, altrimenti finisce la magia. Quindi la parola d'ordine è practice. Come? E la parola d'ordine è practice. Assolutamente, praticare, ma come detto prima, non dimenticarsi delle imprevedibilità, che è un po' come la vita. La vita è imprevedibile, non sai mai come si può evolvere. C'era una cosa che mi ha colpito, è una cosa forte, devo dire, anche molto profonda, che diceva Luca Flores, non so se lo conoscete. Pianista. Meraviglioso, eccezionale, sì. Grandissimo pianista, un genio assoluto, sì. Veramente, che ha vissuto la musica con grande conflitto, infatti probabilmente questo conflitto è stata anche la sua fine. Ci ho raggiato un po' qualche brano, abbiamo presentato con Salvatore Bonafede a Modena alcuni brani di Luca Flores. Sì, sì. E lui diceva una cosa profonda e forte da dire, però rappresenta esattamente quello che voglio dire. Lui diceva: suona sempre come se fosse l'ultima volta della tua vita. Sì. Vero. Ma questo non vuol dire un concerto, perché anche potrebbe essere anche l'ultima nota della tua vita. Nessuno sa che cosa può accadere dal momento in cui inizi a suonare. Quindi per me è diventato fondamentale questo percorso qua. Quando salgo, ogni concerto, ogni brano, ogni nota che esce da questo mio sassofono deve essere come se fosse l'ultima della mia vita. Poi naturalmente l'augurio è quello di continuare a fare questo lavoro per sempre, ma è fondamentale per me questo tipo di percorso, e non dimenticarsi che le persone che ti seguono e ti vengono a sentire non una volta, più volte, tu hai il diritto e di conseguenza il dovere di farli ascoltare delle emozioni diverse, altrimenti ti vengono a sentire una volta, poi non vengono più se sentono sempre la stessa cosa. Quindi diciamo il pubblico ti sostiene, ti acclama, ti applaude, e tu hai il dovere reale di dover restituire quello che loro ti danno. Quindi è un po' una sorta di guardarsi allo specchio. Quindi secondo me è fondamentale proprio viversi l'imprevedibilità della vita attraverso la profondità delle proprie emozioni. È da lì che nasce la tua musica. Che bello, hai detto delle cose bellissime, sembra filosofia, starei a ascoltarti per ore. Grazie. Come non ho mai fatto. Grazie. E ti ringrazio. Abbiamo parlato di emozioni, e una delle grandi emozioni che tu adesso devi dare a noi e anche a chi ci guarda sulla piattaforma di YouTube di Jazz on the Road è ascoltarti. Quindi io ti ringrazio di essere stato con noi, grazie mille della chiacchierata. Ascoltiamo un tuo pezzo adesso con il nostro trio, giusto? Mister Dodo, giusto? Mister Dodo è stato probabilmente, perché il disco di esordio con la Dreyfus Jazz fu Mil Luggage. È vero. Sì. Era del 2001. Mister Dodo, che è stato il secondo disco. Però è stato sei veramente in copertina bianco e nero, sei tu rasato. C'è Pino Ninfa che ha fatto quelle foto. È vero, sì. E in realtà quello è stato praticamente il sodalizio, che era la conferma che ero arrivato anche io in giro. Quindi insomma, ci ascoltiamo Mister Dodo. Mister Dodo. Grazie Rosario Giuliani, grazie di essere stato con noi. Grazie. Raggiunge il palco il trio? Grazie. Grazie. Intanto che Rosario raggiunge il trio, io devo ringraziare innanzitutto il Teatro Dermast, il nostro regista Vittorio Spunghi, il nostro direttore artistico produttore che è Francesco Schettino, e il nostro trio.
Lady Alghisi al basso, Simone Bigel al pianoforte e Michele Zuccarelli alla batteria. Arrivederci al prossimo episodio.
Rosario Giuliani in questo episodio di Balla, grazie mille. Michele Zuccarelli alla batteria, Simone Vigili al pianoforte, Levi Viso al basso, grazie mille Rosario, al prossimo episodio, grazie a tutti.